Benvenuti in Sardegna, ci troviamo a Cagliari per la presentazione del progetto Cereal 1420. Con questo progetto vorremmo dimostrare i benefici del pane nelle persone affette da diabete. Il progetto nasce dalla volontà di ricercatori di diversa natura che hanno voluto esaminare insieme a noi la capacità che ha un buon grano, una buona materia prima, macinato come si macinava una volta nell'antica macina pietra, trasformato per almeno 6 ore di lievitazione con lievito madre e poi portato a cottura con forno a legna, se avesse una qualche capacità, come dicono molti lavori della letteratura, rispetto ai problemi di prediabetici e diabetici. È stato innovativo fare più cose. Uno, codificare una cosa tradizionale come il pane. L'altro, alimentare la famiglia, non solo il diabetico e il prediabetico, con quel pane, quindi un momento sociale. Il risultato è stato che dal punto di vista clinico un riequilibrio delle glicemie postprandiali, il che vuol dire che la famosa emoglobina glicata è tornata su parametri migliori di quelli che avevano precedentemente in termini di sperimentazione. Ma la cosa più straordinaria invece è quello che ci ha dato in laboratorio, una interleuchina, chiamata interleuchina 22, che si conosce da una decina d'anni, è schizzata in alto nel proteggere diabetici e prediabetici. Non si è mossa per nulla invece nei soggetti sani, il che vuol dire che davvero dentro quel pane, qualunque sia la frazione che dovremmo andare a studiare, c'è qualcosa che stimola una mucosa danneggiata. Il nostro progetto è in fase di completamento. Fra circa 30 giorni i pazienti faranno i prelievi finali e avremo i dati da confrontare con il primo trimestre. Quello che ci proponiamo è di verificare effettivamente che impatto ha avuto il consumo del pane nel metabolismo dei pazienti e questo potrà servire come base per ulteriori approfondimenti che noi speriamo ricchi di risultati. Il momento più emozionante è stato l'incontro con la tradizione, la visita al vecchio mulino, l'arte della panificazione, sapori, profumi, gesti antichi, l'idea di condividere il pane con i pazienti che in un certo senso rappresentava un rinnovamento di un legame. Questo progetto va sostenuto perché è multidisciplinare, è innovativo e soprattutto mette al centro la persona. Vivere sicuramente bene con il diabete. I 3 consigli che mi sento di dare è mantenersi attivi, vivere la propria malattia con la consapevolezza e fare delle scelte giuste, sicuramente con un'alimentazione corretta. In questo ci aiuterà sicuramente questo pane, perché non solo, tra virgolette, non ci fa male, ma anzi può essere benefico in quanto un alimento salutistico. Da Cagliari è tutto, incrociamo le dita e saluti e trigo.